Buon salve, miei cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Dobbiamo finalmente finire queste cose. Mamma, 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 dobbiamo fare lo scherzo finale a Rita Skeeter, lo scherzo più potente di tutti quelli che la farà, si spera, andar via. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamo subitissimo a fare lo scherzo a Rita Skeeter, mentre vi ricordo qua sotto in descrizione la carta Hype che vi permetterà subito di ricevere 10 euro completamente gratis che potete usare come volete voi. Ma oh, guarda, bella la nuova cosa, con chi è? Con Gazza, giustamente. Ma soprattutto la potete usare dove volete, anche con Android Play, non esiste, Android Pay, o forse, se non erro, anche con Apple Pay, insomma. Top. Io la uso per ricevere le entrate di YouTube. Signor Gazza, che piacevole sorpresa vederla. Ho sentito che sta indagando su Rocky Balboa. Lui e i suoi amici mi hanno dato un sacco di problemi da queste parti. Cerco di fare qualsiasi cosa per liberare Hogwarts dalla loro presenza. E io in particolare cerco di fare qualsiasi cosa per ottenere tutte le informazioni che posso usare contro Rocky Balboa. Guardate Tonks là dietro che è per niente sospetta. Non vedo l'ora di ascoltare quello che ha da dirmi su Rocky Balboa e sull'ondata di maledizioni a Hogwarts. Sarà dalla nostra parte oppure no? Accidenti! Gazza è un genio! Di certo Rita non sospetta nulla. Già, Gazza ha tutte le ragioni per detestarci. Lo tormentiamo con i nostri scherzi. Chissà se davvero è con noi o è contro di noi. È questo che Gazza intendeva per entrare nella testa di Rita, farle credere che lui sia dalla sua parte. Ma lui è dalla sua parte, secondo me. Anche se avrebbe potuto entrare nelle nostre teste per farcela pagare, e se stesse aiutando sul serio Rita? Secondo te, Rocky, Gazza prende in giro noi o Rita? Questa è una bella domanda. Ragazzi, io non lo so. Non so proprio veramente che scegliere. Nel senso, Gazza perché ci dovrebbe aiutare? Per quale motivo? Forse per compassione, perché anche lui è sempre preso degli scherzi? Non lo so. Io sceglierei che prende in giro Rita, però non ne sono per niente convinto. Proviamo a dare un pochettino di fiducia a Gazza. Credo che Gazza ci stia aiutando a sbarazzarci di Rita, ma non ne sono sicuro. Rita crea scompiglio tutte le volte che viene qui. Gazza non vuole più vederla in giro, proprio come noi. E questo potrebbe aver senso, però boh. Non è che sotto sotto gli stiamo simpatici. Dopotutto, ci ha lasciato questa scatola gigantesca e puzzolente. Sì, infatti, anche per questo, però. Dubito che piacciamo a Gazza, ma ha detto che se dovesse andare tutto storto dovremmo usare quello. Che c'è qui dentro? Beh, per adesso lasciamo perdere la scatola misteriosa di Gazza e prepariamo i nostri frisbee zannuti. Ah, ma scusate, tutto questo non era un non dobbiamo fare questo perché è banale, dobbiamo fare altre. Boh, vabbè, preparatevi al lancio. Ma secondo me è una stron. Boh, vabbè. Tutte queste maledizioni a Hogwarts non fanno che darle altro lavoro, signor Gazza. Altro disordine da ripulire. Quando succede qualcosa. Oh, c'è sempre Rocky Balboa in giro? Ma sono fermi nel. Boh. Sì, ma alcuni dicono lo stesso di lei. Non sarà per caso dicendo che io sono maledetta? Frisbee zannuti all'attacco! Oh, sì. Che cosa sta blaterando? Rocky Balboa non è qui. Forse lei ha attirato la maledizione su di noi. È assurdo! Il frisbee zannuto lo vendono in qualsiasi negozio di scherzi. Questo è uno scherzo da dilettanti. Presto, mi sveli qualche segreto su Rocky Balboa. Siamo qui per questo. Non sono io, sono i fratelli Balboa ad aver portato il caos nella scuola. Non funziona, grazie, è un frisbee di merda. Rita è sull'orlo dello sfinimento. Quante cose ancora devono volarle addosso a quella strega per farla arrendere? Quella scatola, probabilmente. È ora di aprire la scatola di Gazza. Vediamo cosa c'è dentro. Potrebbe essere la nostra unica speranza. Luke,
È la tua ultima speranza, sei la nostra ultima speranza, Luke. Mamma, ho 3 ore di energia, ovviamente, andiamo a vedere. Questa cacabomba gigantesca l'ha fatta Gazza in persona. Ah, ma spoiler così, è una cacabomba gigante. Cioè, tipo, vabbè. Questa è persino più grande della mia cacabomba Jumbo. Vabbè, è grande una scatola intera, cioè, mi sembra il minimo. Dovremmo usare la magia per lanciare la cacabomba di queste dimensioni. Grazie. Non ho mai visto una cacabomba simile. È una... Ma perché le cacabombe? Cioè, non ho mai sentito nulla di così terribile, puzzolente, gigantesca. Questa l'abbiamo già letto. Mi sa che è già finito il dialogo. Eh sì, questo è già finito il dialogo, ragazzi. Quindi direi che il resto lo farò off camera. Mamma, Maure, 5 stelline. Vediamo un pochettino se la cacabomba è powerful. Come siamo finiti di sopra? Cioè, dal nulla? Boh, vabbè, lasciamo stare. Di tutte le nostre idee, credete che lanciare la cacabomba oltre il muro e colpire Rita sia la migliore? Soprattutto se non colpiamo Gazza. Buone notizie, lo scopriremo presto. 3, 2, 1, lancio! Vabbè, ma così? Cioè, tipo... aiuto! Questo è perfetto per la copertina. No! Una cacabomba del genere va oltre uno scherzo da pivelli. Oh, sembrano uova marce e latte acido avvolti in un paio di mutande sporche. Nuova ricetta sul canale, ragazzi? È finita, non posso continuare così. Devo allontanarmi dalla puzza e da Hogwarts, non ne vale proprio la pena. Lei è lì accanto a noi e... E questo cos'è? Dov'è finita Rita Skeeter? Rita non può essersi smaterializzata, non si può fare Hogwarts. È uno scarafaggio, eccolo lì, guardate, è in alto a sinistra, lo vedete quel puntino? È uno scarafaggio. Mrs. Poor, torna qui. Quella gatta è sempre in giro a inseguire scarabei. Mangiatela. Uno scarabeo. Credo di sapere dov'è finita Rita Skeeter. Esatto. Oh, ciao, mangiatela. Non importa, Rita è andata via. È merito suo, signor Gazza. In quella scatola c'erano tutte le cacabombe sequestrate, mischiate insieme. Rita aveva detto di avere un olfatto molto sensibile. Me l'hai detto prima. È lì che ho capito cosa fare. Noi eravamo più stupidi di lui, a quanto pare. Grazie per l'aiuto, signor Gazza. Sapevo che non ci avrebbe delusi. Non dovete dirlo a nessuno. Non l'ho fatto per voi. Caspita, ci risiamo. Il solito vecchio Gazza. Quella cacabomba apparsa appestava il mio... Quella cacabomba appestava il mio alloggio. Anche Mrs. Poor ha un olfatto sensibile. Mamma... Sembra quasi carina in questo coso. Perché in tutti questi anni non ci ha mai detto di avere tra le mani lo scherzo più disgustoso di sempre? Che senso ha? Perché non lo avete mai chiesto? Magari avrebbe potuto dissuaderci dal farle degli scherzi, sapendo che poteva vendicarsi. Voi non sapete cos'altro ho e di cui non vi ho mai parlato. State in guardia. Mamma, ce l'abbiamo fatta. Rita Skeeter è andata via. Non è più roba mia. E abbiamo sventato la minaccia di un suo articolo su me e Jacob. Bilton Beams vorrà conoscere i dettagli. Se non fosse per lui, non avremmo mai pensato di chiedere a Gazza. Andiamo a festeggiare all'Emporio di Zonko. Vorrei proprio un cappello adatto all'occasione. Ah, sì, proprio, che bello. Un cappello adatto? Che vuol dire? Oh, è una cosa fra me e Pix. Andiamo. Ma questa cosa mi sembra proprio stupida. Vieni subito da Zonko, ho qualcosa di speciale per te, per festeggiare la madre di tutti gli scherzi. Andiamo subitissimo da Zonko e vediamo un po' che cosa ci viene dato. Sì, il club duellanti, me ne frego abbastanza. Discuti da Zonko. Tan tan. Bisogna non premere il primo, perché il primo era la missione principale e mamma. E se unissi i dolci singhiozzini alla polvere ruttosa? Uccideresti qualcuno. Sono corto di soldi, ma posso comunque dare un'occhiata. Ok, va bene, chi se ne... A volte vengo qui solo per ammirare i baffi di Bilton Beams. Ma sei un uomo o una donna? Credo sia un uomo, quindi... gay ingenui. Come dici? Per tutto questo tempo Gazza ha tenuto nascosta una cacabomba gigantesca?
creata usando tutte le cacabombe sequestrate agli studenti negli anni. Difficile crederlo, ma è proprio così. Chi avrebbe immaginato che la cacabomba di Gaza sarebbe stata il colpo finale per quell'orribile Rita Skeeter? Gaza, a quanto pare. Continuo a non capire il motivo per cui Gaza ci abbia aiutato. Ricorda sempre, anche chi credi di conoscere può ancora stupirti in qualche modo. Giustissimo, mi hai tolto le parole di bocca. Me l'ha detto lei? Prima? Non posso credere che un vecchio burbero come Gaza fosse uno spiritosone. Immagina cosa penserà Pix quando saprà che abbiamo coinvolto Gaza. Gaza ripulisce sempre i suoi guai. È tutto misterioso e straordinario, ma adesso mi è chiaro. Cosa le è chiaro? Tutti sanno delle tue straordinarie gesta. Ho qualcosa di speciale da darti, Rocky. Dai un'occhiata in giro mentre io vado a prendere quella cosa. Ovviamente altra energia, ragazzi, che palle. 8 ore mi voglio sparare. Mamma, facciamolo in fretta. Onestamente mi comprerei tutto il negozio. Sì, ma non sei Harry Potter, non sei ricca. Di cosa ci sarà in questa scatola? Un frisbee zannuto, lo vedi benissimo da fuori. Cioè, tipo, vabbè. Secondo te cosa deve darmi Bilton? Un cappello? Grazie per le tue lezioni di scherzi, Tulip. Ah, e ovviamente, scusate per lo spoiler. Credi che Bilton ci regalerà qualche scherzo? Ci regalerà un cappello inutile? Sembro pigro, ma la mia mente è sempre iperattiva. Ma in tutto questo... A parte che Bilton non ci può parlare perché via. Vorrei tanto un paio di questi scherzi, ma in tutto questo non dobbiamo fare una gara fra loro due, quindi chi la vince sta gara? Se la gara riprende sarà difficile scegliere fra Tonks e Tulip, ma non c'è questa gara, è tipo fallita, a quanto pare. Sei stata un insegnante eccezionale, Tonks. Sì, ma più o meno. Lo sappiamo già, un cappello, cioè un frisbee zannuto. Mi comprerei tutto il negozio, abbiamo già letto. Grazie per questo, abbiamo già letto. Ragazzi, direi che tutto questo abbiamo già letto, quindi direi che faremo off camera. Mamma, 5 stelline come sempre. Eccoci qua. Ecco un cappello da giullare per celebrare il meraviglioso scherzo di Rocky Balboa. È sbucato poco fa dal nulla. Sì, certo. Che bello, il cappello giusto. Di sicuro qui c'è lo zampino di Pix. Fa cagare. Qualcosa mi diceva che era per te. Il cappello di un poltergeist è un oggetto molto raro. Ma la parte migliore è che puoi indossarlo anche da vivo. Non credo. No, cosa non credi? Forse dovrei controllare. Grazie, Bilton. Quindi se lo indossiamo moriamo? Ringrazia Pix. Farei una bellissima figura quando sfoggerei quel cappello da giullare a Hogwarts. Sì, certo. Sì, il fatto che Pix abbia riconosciuto le tue doti è già un passo avanti. Non ce l'avrei mai fatta senza di voi. Apprezzo molto il fatto che abbiate sospeso la vostra gara di scherzi per aiutarmi. Il che ci porta al premio che ho deciso di regalarvi per la vostra gara di scherzi. Una caccabomba jumbo per i duelli. Dato che hai dimostrato di essere il genio degli scherzi, credo che dovresti averla tu, Rocky. Sono d'accordo. Congratulazioni, Rocky. Ma quindi possiamo usarla una volta sola? Sì, grazie ai nostri insegnamenti, sei tu il vincitore. Un cappello da giullare e una caccabomba per duelli. Perché non ho fatto più scherzi prima? Beh, non smettere proprio ora. Io e Tonks di sicuro non lo faremo. Solo che ora dovremo eguagliare il più gran burlone di Hogwarts, Rocky Balboa. Che bello, eh? Ma che schifo, cioè... Mamma, abbiamo completato questa cosa, abbiamo avuto questo cappello orrendo, ma proprio orrendo, ragazzi, me lo vado subito a mettere il cappello orrendo, come si fa a mettere i capelli qua? No? Sì, qui, l'abbiamo messo qui dove è il cappello, non è qua il cappello? Ah no, era qua, cioè fa veramente schifo, cioè tipo, ragazzi, è osceno. Proprio osceno, tipo la cosa più brutta che abbiamo mai visto. Ma tutto questo finisce qui. Ci vediamo nella prossima puntata di Harry Potter Hogwarts Mystery. Mamma, che riprenderemo di nuovo il capitolo e torneremo da Zonko un'altra volta. Per oggi è tutto, mi raccomando di lasciare un mi piace qua sotto, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di far giocare un pochettino questo povero ragazzino che ne ha tanta voglia. Mi raccomando di andare a vedere il mio sito internet, ilpixelmatto.it, iscrivervi al forum dove potete fare un sacco di domande, eccetera, o nel mio gruppo Telegram, insomma, fate cose. Per oggi è tutto. Fatto il misgatto! Non ha fatto miau? Oh, non fa miau? Oh! Ragazzi!
Mamma! Oh.